Cosa hai scritto al Presidente della Repubblica? Io ho voluto parlare della precarietà non solo mia, ma di tutto il mondo del lavoro, di quelli della mia generazione, ma soprattutto anche dei giovani che purtroppo vivono una situazione per la quale non possono nemmeno pianificare la loro vita come l'ho fatto io. Io lavoravo in Telecom nel 2004, sono stato esternalizzato, ma dal 91 al 2004 le condizioni di lavoro erano palesemente peggiorate. Inizialmente la situazione era più o meno identica, poi da un anno a venire in pratica tutte le prestazioni accessorie sono state eliminate, il mio stipendio si è abbassato, poi è venuta la mobilità, siamo stati licenziati, non io ma diciamo metà dell'azienda, poi tre quarti dell'azienda e poi siamo arrivati alla cassa integrazione, 800 euro. Questo è il mio guadagno attuale, io vivo con 800 euro. E come fai a campare? Come ho scritto nella lettera, mia moglie, che è insegnante precaria, col suo stipendio riusciamo ad andare avanti. Però credo che non sia l'unica condizione la mia, credo che sia la condizione di molti che nella famiglia condividono queste situazioni di precarietà. A 49 anni si è totalmente fuori da ogni mercato del lavoro, soprattutto qui al sud significa essere fuori ed essere impossibilitati a trovare un lavoro, ma anche al nero, voglio dire. Cosa ti aspetti dopo che questa lettera è stata consegnata al Presidente della Repubblica? Possa far almeno un poco spostare le sensibilità delle forze politiche su questa tematica. È chiaro che un paese non può andare più avanti con queste situazioni, le forze politiche devono comprendere che la mia lettera è come posso dire, è una ferita che viene portata sul tavolo del Presidente.